La voglia di aggirare divieti e restrizioni aguzza l'ingegno, questo almeno pare di capire scorrendo l'elenco delle scuse, a volte davvero al limite del surreale, che gli agenti della polizia locale di Castel San Giovanni si sono sentiti accampare durante i controlli disposti nei giorni scorsi. Tra i 74 automobilisti fermati in 7 sono stati sanzionati con 533 euro di multa perché non sono stati in grado di fornire un giustificato motivo circa il loro spostamento. La scusa forse più fantasiosa è stata quella di un automobilista in arrivo dal Milanese che gli agenti della polizia locale ha detto di dover urgentemente portare un'aspirina alla sua fidanzata. Tra le motivazioni più improbabili, qualcuno si è inventato di essere alla ricerca di un carrozziere in un giorno di festa. Qualcun altro aveva assoluta urgenza di portare a lavare il piumone invernale, mentre un pianellese ha detto di dover prelevare il latte dal distributore di Viale Amendola. All'obiezione degli agenti, che hanno fatto notare che lo stesso prodotto viene distribuito con le stesse modalità anche nel suo paese, si è scusato dicendo il latte di Castel San Giovanni è di qualità migliore. Insomma, un bel novero di scuse che, se non fosse per la gravità del momento, potrebbe anche strappare un sorriso. Le direttrici controllate sono state quelle in ingresso alla città, a Pievetta, lungo via Borgonovo, in direzione Cardazzo e Piacenza. Hanno dato una mano anche gli uomini della Protezione Civile. Anche se le motivazioni addotte dagli autisti fermati sono quantomeno bizzarre, vedi ad esempio quella del piumone, la necessità di lavare il piumone il giorno di Pasquetta, devo dire che il comportamento e il rispetto delle regole si è manifestato ampiamente nell'utenza. E questo è un segnale più che positivo, perché vuol dire che comunque c'è la consapevolezza di quello che è il problema attuale e il rispetto sia delle regole sia soprattutto del rispetto sociale tra le persone.